vi ringrazio per essere, come dire, venuti a incontrarci, perché noi quando abbiamo iniziato a immaginare una cantina con Angelo qui, l'abbiamo immaginata proprio come un luogo di produzione, sì, ma anche come un luogo di relazioni. E anzi, noi vorremmo che la produzione non fosse mai disconnessa dalle relazioni con chi lavora nei nostri vigneti. Noi abbiamo 4 ettari di vigneti, quindi non tantissimo, dalle relazioni con chi acquisterà, con chi comprerà il nostro vino, con chi verrà a farci l'onore di visitare la nostra cantina. Angelo diceva, io ho lavorato per la provincia di Avellino, per le aree industriali che sono nate dopo il terremoto, per questa industrializzazione che doveva esserci, per questo sogno dell'industria in montagna che ha avuto, diciamo, alterne vicende e alterni risultati. Diciamo, Francesco, diciamo la sua conclusione è un po' tranchante, però diciamo grosso modo rispetto a quello che si attendeva si è visto ben poco. La sfida che abbiamo voluto intraprendere con la nostra famiglia, con la mia famiglia, è stata quella di dare un seguito a una tradizione familiare che è di produzione di vino, il vino che noi producevamo e che poi vendevamo alle persone che conoscenti o altre persone che venivano ad acquistarlo. Il sogno è quello di fare qualche cosa di buono, certamente per noi, ma anche per il territorio. Vorremmo che la nostra impresa, la nostra azienda fosse un'impresa in sintonia con il territorio. Oggi anche nel settore del vino si stanno verificando dei fenomeni, come dire, che sono anche abbastanza discutibili dal mio punto di vista, ovvero di corpi, come dire, estranei al territorio, di grandi quantità e che non rispettano le specificità e non raccontano poi alla fine un territorio. Il nostro tentativo è quello di, anche nella scelta, Angelo, dei materiali, della maniera con la quale abbiamo inserito le maestranze locali, gli artigiani, il lavoratore del ferro piuttosto che il pittore, piuttosto che chi si occupa del legno. Ecco, è stato quello di riconnettere una serie di relazioni sul territorio, di creare e di mettere insieme quindi un prodotto finale che fosse espressione di questa parte di territorio. L'obiettivo, diciamo, lo stiamo raggiungendo passo dopo passo, perché l'opera ha un che di, come dire, di complessità nella sua linearità, possiede una serie di specificità che sono abbastanza, come dire, a volte hanno comportato molto studio. Io ringrazio Angelo, ringrazio Michele, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato intorno a questa cantina che stiamo chiudendo. Non è finita, nel senso che dobbiamo ancora lavorarci, però a me fa molto piacere che proprio nello spirito con la quale noi l'abbiamo... Vieni amore. Con la quale l'abbiamo costruita, anche la partecipazione alla costruzione della cantina in qualche maniera è anche una partecipazione che a noi fa molto piacere, perché la sentiamo come parte di questo territorio, la vogliamo come parte di questo territorio, quindi delle persone che ci fanno l'onore e il piacere di venirci a trovare. Adesso noi ieri abbiamo finito di fare un po' di resine, queste cose così, i lavori non sono finiti, ci introduciamo dalla parte che noi abbiamo inizialmente immaginato come zona di lavorazione, quindi di ricezione delle uve, di pigia, quindi con la pigia di raspatrice, poi la zona in acciaio, la zona in legno, abbiamo immaginato una zona di conservazione del vino, una zona bottiglieria, quindi una zona di degustazione, che per noi è stato un po' l'elemento centrale. Perché? Perché avevamo questa esigenza di creare una cantina visitabile, perché
vi è un limite che abbiamo riscontrato nel tempo facendo un'analisi, diciamo, di quello che si vede in giro, in Irpinia, a dispetto della qualità del prodotto che è alta, però esiste la necessità di ampliare la capacità di accogliere le persone in cantina e di, anche di stabilire, come dire, un rapporto, spiegare un progetto, far conoscere il vino, assaggiarlo proprio poi il vino alla fine. Ecco. E quindi per noi questo elemento era importante. Vedrete un risultato per il momento, come dire, parziale. È una preview, perché ieri è stato fatto specialmente, cioè siamo i primi ad arrivare qua, allora facciamo pieno spirito.